Benvenuti e benvenute ad un nuovo appuntamento con Daily Flash. In questo incontro ci occuperemo di cultura, quella con la C maiuscola. Infatti ricorre il prossimo 25 marzo il Dante Dì, cioè il giorno d'inizio della stesura della Divina Commedia da parte del sommo poeta, presumibilmente collocata temporalmente al 25 marzo 1300. Ricordiamo che quest'anno ricorre il 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri, quindi è una data importantissima. Con noi un grande studioso, letterato e storico, autore di alcune pubblicazioni come L'ospite, Il ritorno degli Eraclidi e la tradizione dorica spartana, Le muse ioniche. Con noi oggi il professor Ulderico Nisticò. Benvenuto, professore. Ben trovati, buonasera. Occasione Grazie di essere con noi e grazie. splendida per ricordare Dante. Grazie, grazie veramente perché non è mai troppo il riuscire a fare cultura anche online, è molto importante. E quindi veniamo al punto. Io voglio riportare i versi con cui nel dodicesimo canto del Paradiso Dante parla di un personaggio molto importante. E lucemi dal lato, il calabrese abate Giovacchino. Di spirito profetico dotato. Ecco, con questi versi, professore, ripeto, nel dodicesimo canto del Paradiso, Dante Alighieri, è proprio il caso di dirlo, illumina la figura di Gioacchino da Fiore. Chi era costui? Chiamato dal sommo poeta profeta. Profeta, allora il concetto di profeta banalmente si riferisce ad uno che indovina l'avvenire. Se dovessimo limitare questa definizione a chi ci è riuscito, l'elenco dei profeti sarebbe ben limitato, anche, non solo dei profeti nel senso magico o religioso, ma anche nel senso intellettuale, che spesso non ne hanno imbroccata una. No, per profezia si intende colui che interpreta la volontà di Dio guardando anche all'avvenire. O come disse di lui Tommaso d'Aquino, una acuta intelligenza dei tempi. Quindi non è tanto importante che abbia profetizzato quello che doveva accadere, quanto che abbia dato un senso dialettico della storia, del divenire, che si rispecchia quasi perfettamente nella Divina Commedia. Per Gioacchino la storia non soltanto dell'umanità, ma del cosmo si divide in tre età: quella del padre col peccato e la severità, come facevano i padri dei patriarchi, quindi l'inferno, con la misericordia di Cristo che venne dopo la redenzione, quindi con il purgatorio, e infine con la sublimazione, la fine della storia del paradiso, l'età dello Spirito Santo. Questa disposizione triadica domina, in alcune cose è notissimo, la Divina Commedia per il fatto stesso di essere un viaggio nei tre regni che abbiamo citati e che Dante spesso cita come suo stigma, in particolare nel 33 e nel 17° del Paradiso, cita tre volte i tre regni dell'aldilà. Virgilio viene nominato 33 volte. Il poema stesso è scritto in terzine. Le cantiche sono tre e spesso alcuni episodi o alcuni temi sono ripetuti tre volte. Questo non è semplicemente un fatto di schema o addirittura, come disse erroneamente il Croce, di cornice, ma è intrinseco, perché sta a significare che Dante, uomo, Dante è figura di se stesso. Dante, uomo, si smarrisce nella servoscura che è la confusione e il peccato. Dalla servoscura vorrebbe uscire, ma tre belve, siamo sempre al numero tre, glielo impediscono, sono la lussuria della ronza, la violenza del leone e l'avidità della lupa, che rappresenta poi in genere anche la corruzione, e i maligni sostengono anche i peccatucci di Dante, perché anche lui era un essere umano, ma facciamo finta di non aver capito.
si salva perché? Perché interviene, mandato da Beatrice Virgilio, viaggia in maniera mistica ma anche fisica fino al fondo dell'inferno, quindi conosce ogni genere di male, ogni peccato, fino alla depravazione del cannibalismo del conte Ugolino, fino al re del peccato che è Lucifero, con tre bocche, no? Che divora tre peccatori. Siamo sempre in questo numero tre che Dante usa per significare, esattamente questa è la parola, per significare, per signum facere, di essere vicino al pensiero di Gioacchino. Il pensiero di Gioacchino che poi è stato ripreso da moltissimi altri. Si racconta che Cristoforo Colombo, quando partì per quello che pensava fossero le Indie, ma comunque per un nuovo mondo, questo è molto importante, per un mondo diverso, per un mondo la cui scoperta avrebbe cambiato anche il mondo da cui lui partiva, aveva con sé il Libro de las Profecías in spagnolo, ispirato anche al pensiero di Gioacchino, che poi troviamo citato giustamente male a sproposito, ma Dante è strettamente legato in questo senso alla Calabria, sa e dice calabrese probabilmente per qualche ragione particolare, come se dicesse la Calabria ha dato Gioacchino, la Calabria è anche la terra del misticismo, la terra degli orfici, la terra di Pitagora. Da tutto questo viene un pensiero che sublima la banalità dell'umanità comune e giunge ad una visione che alla fine è palingenetica, cioè tutti i tempi finiranno e l'umanità troverà la quiete e la pace. Per il momento non è così e quindi occorrono però la Chiesa e l'impero. Bene, professore, e allora proprio in onore alla Calabria, questa volta, in questa puntata, oltre lei, che è calabrese, c'è anche una giornalista di Daily Cases, che è Titti Marzano, e che io presento in questo momento perché le farà la prossima domanda. E soprattutto voglio specificare il fatto che grazie a Titti il nostro giornale arriva a lei e grazie a Titti ci stiamo occupando veramente di cultura e di luoghi storici a 360 gradi. E dunque lascio a lei la possibilità di farle una domanda. Prego. Farà piacere perché abbiamo molte avventure culturali in comune. Bene. Grazie direttore. Professore, in cosa risiede l'attualità della figura di Gioacchino da Fiore come pensatore e come profeta? Perché come profeta ne abbiamo parlato, ma l'attualità? Allora, ogni pensatore che sia veramente tale è sempre attuale perché trascende i suoi tempi. Ogni filosofo vive nel mondo, ogni poeta vive nel mondo, quindi visse anche Gioacchino. E quando gli chiesero di profetizzare se il matrimonio della povera principessa Costanza, ormai anche per anni passata abbastanza, sarebbe stato qualcosa di fatto bene o male, disse assolutamente di no. E può darsi che ebbe ragione. Però questa sarebbe una illazione legata alle circostanze. E dovette anche stare attento come lo diceva probabilmente, non poteva dire al re, cioè, guarda che ti stai sbagliando clamorosamente, l'avrà detto in forma. La vera attualità del pensiero di Gioacchino è questo: Gioacchino vuole dare l'idea di un mondo che troverà la pace dopo lunghissime vicende. E le filosofie che promettono questo sono ricorrenti, non necessariamente in termini religiosi. Anzi, la Chiesa Cattolica guardò con un certo sospetto Gioacchino, che poneva fine alla storia e quindi poneva fine anche alla Chiesa. Ci verrà il giorno in cui la Chiesa non servirà più. Ecco, cioè il pensiero venne giudicato errato, non eretico, ma errato. Ma se pensiamo ad Hegel, ecco, Hegel cosa dice? Che ci sarà un giorno in cui la letteratura finisce perché c'è la letteratura romantica tedesca, la
storia politica, anche quella militare, finisce perché trionferà la Prussia. La filosofia finisce perché c'è la filosofia di Hegel. E fin troppo banale dire che oggi la Prussia in Germania è considerata una parola da cartine storiche, quelle dei libri di scuola, non sanno manco dov'è. Lo stesso vale per la letteratura, che insomma dopo il romanticismo ha avuto tante altre avventure e così via. Però non è importante se il pensiero di un filosofo si sia realizzato, ma come questo filosofo, pensatore, religioso, profeta, abbia pensato che l'umanità giungerà prima o poi alla sua conclusione, alla sua perfezione. No. Persino Marx, materialista ma dialettico, dice che la storia finirà con la rivoluzione proletaria. Non è andata minimamente così, perché la storia sta continuando. Ma no, ricorderete tutti, perdonate se cito uno piccolissimo in mezzo ai grandi, no? Quel Fukuyama, che quando cadde l'Unione Sovietica dice: sentite, è finito tutto, d'ora in poi avremo una sola umanità, quella liberal capitalistica e la pace. Non aveva finito di stampare questo libercolo che sono scoppiati centinaia di guerre da tutte le parti. Quindi non dobbiamo noi farci prendere dalla banalità, ma se è realizzata la profezia. La storia umana è molto più complessa di ogni idea, però c'è questo desiderio dell'umanità di trovare l'ordine e la pace. E il sabbatizzare, cioè giungere alla fine del viaggio, quindi Dante vedrà Dio e lo vedrà attraverso immagini di Gioacchino, attraverso i cerchi. Ricordiamo, invito tutti ad andarlo a vedere, si trova in internet benissimo, il Liber Figurarum dipinto di mano da Gioacchino. E ricordiamoci che anche Dante da giovane ha fatto il pittore ed era pure amico di Giotto. Quindi la figura non è un disegno, la figura è un disegno che si muove. Ecco, è stato detto che Dante ha inventato il cinema, anche in Purgatorio, no? I peccati si vedono attraverso queste. Quindi sicuramente abbiamo un'attualità perenne ed è questo il motivo per cui ogni tanto qualcuno, ricordo Obama, per dire piccole cose, quando si faceva la prima campagna elettorale, citò Gioacchino da Fiore. Ogni tanto riprende Gioacchino. Professore, tornando di nuovo indietro, dall'attualità torniamo indietro nel tempo e torniamo al tempo di Dante. Gioacchino da Fiore è vissuto 100 anni prima di Dante, ma Dante, senza internet, senza il web, come poteva conoscere la figura di questo filosofo? Allora, noi dobbiamo farci un'idea un po' diversa di quella comune che abbiamo nel Medioevo e comunque del passato. È vero che fisicamente ci mettevano più tempo, no. Però noi abbiamo delle lettere che Cesare dalla Britannia in zona d'operazione, in prima linea, scriveva a Cicerone, che non avevano ottimi rapporti, ma culturali sì, per parlare di letteratura, eccetera. In 17 giorni questa lettera arrivò a Roma. E Cicerone rispose. Quindi attenzione pure alle distanze. Però non è questo, l'importante è un'altra cosa. Le distanze fino a, non dico il Medioevo, anche fino a 100 anni fa, le distanze sembravano incredibili, no? Andare da un paese all'altro a piedi, soldi che ci volevano, pericoli e quant'altro. A un certo livello invece le distanze si annullavano. La storia è piena, ma anche quella dell'alto Medioevo, la storia è piena di re barbari che stavano in Spagna, che sposavano la figlia del re barbaro che stava in Norvegia. Come avevano fatto a conoscerci lo sanno solo loro. I libri, nel nostro caso, Gioacchino ne avrà scritti sicuramente anche a Corazzo, splendida abbazia che adesso si sta cercando anche di riprendere fisicamente, che un po' tenuta male, è stata per secoli tenuta male, adesso ci si sta lavorando. Quando scrivevo un libro a Corazzo sulla Presira, questo libro, dopo un paio di mesi, per non sappiamo come, ma finiva in Irlanda, finiva in Germania, nei conventi, dove l'altro monaco guardava, leggeva, polemizzava, rispondeva e gli rimandava, e scriveva un altro libro, e qualcuno in mezzo leggeva.
Probabilmente, anzi quasi certamente, tutti quelli che stavano tra Corazzo, l'Irlanda, la Germania, eccetera, non avevano la minima idea che ciò fosse avvenuto. Ma attenzione che anche adesso, è vero che siamo nel mondo di internet, che se io metto una notizia potenzialmente ho 100.000 lettori, ma ho qualche dubbio che deve avere che mi guardino veramente 100.000, mentre sono certissimo che se mi guardassero in 100.000, almeno 95.000 non è che ci capiscono granché. Quindi sono cambiati i mezzi, ma le distanze culturali si colmano. Dante conobbe Gioacchino sicuramente tramite i francescani, che sono sempre molto sui generis, no? Sono sempre mistici, sono sempre pronti ad ogni idea brillante, anche se spesso sono un pochino agitata. Quindi per loro Gioacchino era una sorta di profeta vicino alla spiritualità francescana. Dante studiò sia dai domenicani sia dai francescani. E quindi conobbe sicuramente, che poi l'abbia conosciuto in maniera genuina, che i libri di Gioacchino siano stati tutti scritti da Gioacchino. E nel testo, questo, c'è un istituto a San Giovanni in Fiore che si sta dedicando a questo, a scoprire quale, però ci vorranno ancora molti decenni di lavoro. Professore, Dante è considerato il padre dell'Italia. È un luogo comune o risponde esattamente al pensiero e ai riferimenti bibliografici del poeta? Guardi, questa potrebbe essere proprio la battuta più cattiva su Dante, no? Perché nel Risorgimento soprattutto, no? Andavano tutti in cerca di poeti patriottici e quindi Dante. In realtà Dante ha una finalità italiana nell'ambito dell'impero. Per Dante l'impero è universale, però non ha confini. Ma fin dal primo canto dell'Inferno noi troviamo di quell'umile Italia fia salute per cui morì la Vergine Camilla e Turno il Niso di Ferute. Cioè il Veltro prima di tutto salverà l'Italia. Poi troviamo in crescendo nei tre canti sessi, quello dell'Inferno parla di Firenze, quello del paradiso dell'impero, ma quello del purgatorio tramite la figura di Sordello da Goito è «Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta», sempre scritta oggi. Ma veramente la storia italiana è sempre stata pur nascosta. Quindi «nave senza nocchiere in gran tempesta». E il fatto che Dante sia considerato il padre dell'Italia è di natura linguistica. Cioè Dante intanto distingue l'italiano come lingua del sì, il bel paese là dove il sì suona. Quindi trova una natura comune in tutti i 14 dialetti che individua in Italia a destra e a sinistra degli Appennini. Quindi ha una precisa coscienza linguistica. D'altra parte, viaggiatore com'era, conosceva tantissime persone, avrà sentito parlare nei vari dialetti. Quindi questa è la prima, diciamo, determinazione. L'Italia ha una lingua unica divisa in dialetti e non si sbagliava del tutto. L'altra è questa però. Questi dialetti sono tutti inutilizzabili allo scopo di fare la ben nota lingua cardinale, cioè che sia modello di tutti gli italiani, aulica, degna di essere parlata nell'aula, nella corte dell'imperatore, curiale, precisa per le leggi. E come si fa una lingua con queste tre caratteristiche? Con la quarta, illustre, cioè in mano ai poeti. A creare la lingua non sono i grammatici fanno la fotografia della lingua. A creare la lingua sono i poeti. E Dante per primo crea una lingua italiana duttile, in cui troviamo le parole più alte e il tono più nobile, e la musica celestiale delle parole di Piccarda, e troviamo poi altre parole che qui non ripeto perché siamo sicuramente in fascia protetta, ma che sono un bel po' di parolacce, a dimostrazione che la lingua non è una cosa da libri, ma è una cosa da parlare, da conversazione, da scatenare l'ira. E la lingua serve per la poesia dolce, per la poesia terribile, la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelle del capo. Guardate, forbendola, si sente proprio
qualcuno che sta rosicchiando un osso, ma alla fine è ancora peggio, no? Il teschio misero, sembra che succhi. Guardate la capacità straordinaria di Dante, però il modello che vuole presentare è quello di una lingua per gli italiani. Dante ha una precisa geografia dell'Italia. Ad oriente, pola presso del Carnaro, che Italia chiude e i suoi termini bagna. E qualcuno sta polemizzando con Dante, da un punto di vista patrizio, la Dalmazia. Non credo però che Dante avesse poi tutte queste conoscenze geografiche. Pone i confini orientali. D'altra parte la Dalmazia era costiera, non tanto l'interno. Dall'altra parte Turbia, oggi purtroppo nota in francese come la Turbie. Quindi oltre Nizza. Sono i confini dell'Italia. Include nei confini ovviamente la Sicilia, include la Sardegna con la Corsica. Non la nomina mai, però... per i romani, Sardegna e Corsica erano quasi la stessa cosa, attaccati uno all'altro. Quindi Dante ha anche un'idea precisamente geografica della penisola italiana che dovrebbe costituire una nazione sempre nell'ambito dell'impero, di cui essere il giardino, il centro dell'impero, però sempre nell'ambito dell'impero. Quindi non siamo nelle nazioni che nasceranno dal 300, 400, 500, in Italia molto più tardi. È una nazione nel senso, come dicevano nel Medioevo, lingua. No? Quando Dante dice di Semiramide fu imperatrice di molte favelle, no, vuol dire di molti popoli. I popoli si distinguevano per come parlavano. Quindi Dante ha individuato l'Italia nella natura della lingua italiana, però si rende conto che questa lingua italiana ancora non c'è come vorrebbe lui, non c'è per la letteratura nemmeno. Dante con molta spudoratezza dice: guardate che quando è iniziata la poesia in Italia i provenzali la facevano già da 150 anni, non si vergogna di dirlo. Però bisogna crearla questa lingua italiana, e allora si rivolge ai poeti e soprattutto a se stesso. Per questo è veramente il padre dell'Italia, prima che della lingua italiana. Bene, professore, io direi che per oggi ci fermiamo qui, però io le devo chiedere la grande cortesia di continuare con altri incontri, e le spiego anche il perché prima di chiudere. Noi abbiamo un vasto pubblico di italiani all'estero. Come lei sa, gli italiani all'estero sono un'Italia e mezzo. Allora, riuscire a fare un ripercorso di tutto il lavoro, soprattutto sulla Divina Commedia, che ha fatto Dante Alighieri, e magari mettendo i sottotitoli almeno in inglese, significa riavvicinare questi nostri fratelli che vivono fuori dal paese alla nostra cultura. Quindi se lei ci dà una mano d'aiuto in questo, noi le saremo eternamente grati. Io sono onoratissimo, anche perché è ben noto nella cultura patriottica che gli emigrati e anche i figli, i nipoti e pronipoti di emigrati spesso sono più patrioti di noi che ci viviamo. Forse vedono un'Italia bella da lontano, ed è quindi giusto che mandiamo di questi messaggi. Poi, come se parlano l'italiano, se li dobbiamo aiutare con qualche traduzione, beh, questo lo vedremo tecnicamente. Comunque io sono a disposizione per Dante Alighieri come per qualsiasi altra cosa del poco che so. Grazie professore, grazie per questa sera, grazie all'aiuto prezioso di Titti Marzano. Un saluto particolare alla nostra regia, Lorenzo Maiorana. Un saluto buonasera, particolare al paesano. Grazie, allora, grazie. Di essere salutato. Grazie. Bene. Arrivederci.